Bravi, bravi. Ma che meraviglia! Era arrivata, ciao amici. Che bella! Essere normali, bravi, complimenti. Beh, allora vuoi commentare questa frase di Lucio Dalla? È bellissima. Vuoi commentare questa frase? Ma io e te siamo stati anche marito e moglie. Sì. Infatti ti ho dedicato quello. Capito, Simone? Siete stati marito e moglie, sì, però sì, io fedeltà, sono fedeltà. Venuta sul set. Comunque non eravamo amanti, eravamo marito no, e moglie. No, marito e moglie. Marito e moglie. Beh, però, ufficialmente. Beh, quindi è tutto regolare, è meglio, no? Però io sono andata sul set. Non è Simona, vero, non sei venuta, sì, ci hai lasciato soli. Guarda che bugiardo. Ma veramente? Ti ricordi? No, non si ricorda sempre, che c'era. Ma non c'era. Anche perché, ma sempre. Ma ti lascio abbiamo ti fatto tutte le cene insieme. Ma no. io dei ma dove la trova una donna come te? No, è vero, però due giorni o tre siete, sono dovuta partire. Ma anche Enrico c'era, Cioè, vedi? Eravate veramente prudenti. Ma e poi c'era Iachetti. Era un rapporto un po' ruvido, sì. Però ha avuto un grande maestro a fianco, devo dire, quindi lo ringrazio ancora. Bravo, bravo. Veramente. No, abbiamo lavorato con Enzo Iachetti. Enzo, che salutiamo. Sì. Che è un bravissimo attore. Molto no, siamo abituati bravo. A vederlo condurre. No, io l'ho visto tante volte anche a teatro. Ma insomma, è uno che è stato usato poco. Tutta parola usato. Beh, si usa però. Si dice così. Però io ogni volta che veniva sul set dicevo guarda che Serena potrebbe essere tua figlia, quindi vacci piano. Io sono pazza. Guarda, ti giuro, lui non si rende conto. Mia sorella. Se dai. Rinasco voglio rinascere Simona Izzo. Se rinasco voglio rinascere come lei. Sì. Veramente. Allora, ma l'ultima volta che noi ci siamo viste abbiamo fatto una puntata molto divertente. Poverina, ci siamo molto divertite. Non c'eri. Ci hai abbandonato? Non ci hai abbandonato? No, ero, mi sa che ero covidato. Eri covidato, povero amore. Era il periodo proprio in cui si festeggiavano i 100 anni di Ugo. Sì. E in quel periodo tutti parlavano di Ugo. Era il 23 marzo del 22, 1922-2022. 100 anni. E guarda, è festeggiato più della regina Elisabetta i suoi 70 anni. No, nel senso che è un continuo. Adesso quest'estate abbiamo una tournée, dobbiamo andare dappertutto. Porto il documentario che ho fatto su di lui, sai che ho fatto un documentario? Un bellissimo documentario. Non perché ci sono pure dove io. C'è anche un'intervista di Marzullo. Interessantissimo documentario. C'è anche il maestro Marzullo. Io ho fatto un'intervista in un camerino di un teatro a Ugo, guarda, alla molto fine del molto bello, molto intima, meraviglia. Molto forte. Eppure non e era lui nemmeno... si è raccontato molto con Gigi, devo dire. Poi diceva, non voglio invecchiare, non voglio morire. Bellissimo, davvero. Senti, ma prima di iniziare a parlare un po' di questo grande papà, vogliamo vedere questo RVM, questo filmato che gli autori, i nostri grandi autori hanno messo insieme. Papà, posso fare il bagno? No, che l'hai appena fatto. Scusi, per andare a Kansas City? Da quella parte, prego, ma guarda, sono 105 miglia. Cosa ti porta? Ho il cavallo. Vieni, ci vediamo stasera, ci saranno gli amici. Ma no, non vedi, sto giocando io, abbi pazienza. You were always on my mind. È venuto anche con suo figlio che si chiama? Ricky. Si chiama Ricky, no? Che parla? Inglese. Che parla inglese. Un voto a Tognazzi attore e a Tognazzi papà. Aspetta, prima fare una premessa. Uno è quello di non esserci quasi mai, ma di esserci sempre al momento giusto. You were always on my mind. Che cosa ci vuoi dire così a caldo di no, questo papà? Che... Ti dico una cosa vera, bellissima. Vabbè, a parte le prime immagini sono quasi tutti di Torvaianica, che è stato il teatro veramente della nostra vicinanza, perché io andavo d'estate a trovarlo e Torvaianica era la casa che frequentavamo, e il tennis, la scuola pasta d'oro, le feste, le c'è cose. C'è una famiglia allargata. E poi dico una cosa bella, Ugo, che poi è vera e che poi ho usato per un libro che abbiamo scritto
con i miei fratelli che dico che papà brillava per la sua assenza, non c'era quasi mai. Brillava per la sua sì, assenza. Sì, stava dappertutto, c'era sempre un film, una cosa, una storia, c'aveva sempre un'altra cosa da fare. Però quando c'era, c'era. E c'era sempre quando era importante che ci fosse, questo per me, per Gianmarco, per Thomas, per Maria Suore, per i miei fratelli, insomma. E questo è quello che un po' vi tiene insieme, perché comunque anche se non vi vedete tanto tu con i fratelli, siamo tenuti fratelli insieme naturalmente da questo papà in comune, perché le mamme sono tutte diverse. Poi, tante mamme, tante donne, tanti figli, certo. Tutto e tanto, poi Ugo. anche dalla testa e dal cuore, certo, di Franca che è riuscita a tenerci tutti insieme, non si è fatta sopraffare dalla gelosia, dalla possessività per uno piuttosto inutile, che per un altro. Stupida. No, ci ha tenuto sempre tutti insieme, è stata veramente brava. Che rapporto avete? Si va chiarito allora che Franca è la mamma di Gianmarco e di Maria Sole. Ecco. Perché a lui spesso gli dicono, sono il primo, poi è arrivato Thomas, che figlio di Patoara, diciamolo. Io sono figlio di Patoara, poi è arrivato sì. Thomas, il figlio di Margaret Robson, sì, che da piccolino se l'è portato via e se n'è andato in Norvegia, perché si vede che gli erano presi 5 minuti, chissà perché. E poi è arrivato Franca e sono arrivati Gianmarco e Maria Sole. E quando Gianmarco aveva più o meno 7 anni, un'estate è arrivato, anzi pure più piccolo, 6 anni, è arrivato un ragazzino in casa, Torvaianico in quell'immagine lì, e papà ce l'ha presentato come un amichetto con cui passare le giornate. Stupendo. Ed era nostro fratello, ma noi non lo sapevamo. En passant, così. En passant, hai capito? Ve l'ha messo lì. E poi Gianmarco, dopo 2 ore che stavano giocando insieme a pallone, l'ha preso così e ha fatto: non sembriamo due fratelli, ha detto. No. Cioè i bambini risolvono, capisci? E Franca Bettoia è svenuta. Senti, ma perché papà ti sconsigliò di fare l'attore? Qual è stato proprio la... Ma non è che sconsigliava a me di fare l'attore, ci ha messo tutti in guardia. A tutti. No, perché fare l'attore è un mestiere molto pericoloso. Molto pericoloso, a parte che, come dice il buon Gianni Morandi, uno su 1000 ce la fa. E va bene, questo è già... Questo è anche in tanti mestieri. Non questo solo è anche quello. In tanti mestieri, però l'attore mette in gioco se stesso. Cioè non è come l'architetto che fa un disegno e poi l'altro dice no, non mi piace, fammene un altro. Cioè quando vieni rifiutato, i no sono tanti in questo mestiere, sono molti più i no che i sì, e dicono no a te, alla tua faccia, sei troppo bello, sei troppo brutto. È ancora più difficile fare l'attore essendo figlio di un grande attore, certo, tra l'altro, certo. E tu invece, voi siete invece riusciti, perché poi Maria Sole è una bravissima regista. Sì, Gianmarco è l'unico che ha seguito e non c'è stato niente da fare, subito, da ragazzino. Infatti c'era tanto combattimento a casa, era come tra due prime donne, Gianmarco e Ugo, no? Ah sì, eh? Eh sì, e poi, però insomma ha tenuto duro, e poi un giorno papà è andato a vederlo a teatro, faceva uno spettacolo con Giulio Base, che si chiamava Crack, e lì papà ha capito che Gianmarco c'aveva la stoffa, ed è cambiato il rapporto tra di loro. Senti, La voglia matta di vivere, sì, che è un titolo pazzesco. Che racchiude proprio l'essenza di Ugo, no? Sì, certo. È il titolo di questo documentario che ho fatto su papà, che se volete lo trovate su Rai Play, La voglia matta di vivere. Sì, vedetelo perché è bellissimo. Sì, toccante, insomma, non so se è bello, però è molto sincero, è molto intimo. Ed è uno sguardo su un padre che è stato anche un grande attore, quindi c'è un po' la sua vita professionale, ma c'è soprattutto lui come carattere. E La voglia matta è un titolo molto importante per papà, film di Salce, molto importante, con Catherine Spack, però era anche lui c'aveva proprio una voglia matta di vivere. C'aveva proprio questa energia pazzesca. Una passione travolgente. Una tutto passione quello... per la passione. Per la passione. Vediamolo insieme. Ugo Tognazzi, papà. Non vivo senza mangiare, senza bere, e non vivo nemmeno senza lavorare. Il mio pensiero è che non posso vivere senza pensare di fare l'amore. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.
There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Che bello, è un bell'anno. Emozionante. Grazie, grazie, molto emozionante. Veramente di ringraziare Ermanno La Bianca, veramente che è stato prezioso, grazie Ermanno. Senti, ma è vero che papà ha affermato, non sono io che scelgo i film, ma sono i film che scelgono me. Ma diciamo che questo è un vezzo che hanno in tanti, ma non è, c'è, del, c'è verità però, c'è verità. C'è verità nel senso che per un regista c'è molta verità, perché a un certo punto ci sono certe storie che è come se ti dicessero raccontami, raccontami, no? C'è, storie che hanno l'urgenza di essere raccontate. Per un attore è vero anche quello, però è vero che ti arrivano le offerte, quindi devi scegliere casomai, certo, tra l'uno e l'altro. Quando sei una star. Quando puoi chiudere un film, si dice in gergo, no? Per esempio Ugo fu cercato da Fellini, doveva fare il famoso viaggio di Gima Storna, arrivarono a firmare il contratto e il film non si fece mai. Quindi lì fu Fellini a cercare Ugo, il film a cercare papà, però è un film che gli è rimasto qua tutta la vita. Non si fece mai il film, quindi lui ha sofferto come un pazzo. Gli è rimasto proprio nel cuore. Lavorare con Fellini, no? Per un attore è il massimo che ti possa succedere. Senti, ma lui ha fatto anche tanta televisione. Beh, ha cominciato. Ha regalato non solo perle al cinema, è un monumento del cinema italiano, ma anche in televisione ha regalato tanto di sé. Il primo varietà televisiva erano lui e Raimondo Vianello, che si chiamava 1, 2, 3, e ci facevano... Hanno inventato, diciamo così, la parodia della televisione. Loro vedevano la televisione, o meglio, Vianello e Scarnici e Tarabosi, gli sceneggiatori, vedevano la televisione durante la settimana. Poi arrivavano alla riunione, papà non c'aveva la televisione, quindi gli raccontavano quello che era andato in onda, soldati che andava a intervistare, le cose, eccetera. Gli raccontavano e Ugo faceva la parodia di una cosa che non aveva mai visto. Ma noi qui abbiamo questo grande patrimonio delle teche Rai e sono sicura che i nostri autori fantastici ci hanno regalato qualcosa dalle teche. Vediamo, è Gigi. La convenzione stabilisce che oggi cessano i nostri rapporti di lavoro, perciò io me ne frego di te e delle tue manie dittatoriali. E io me ne frego della convenzione, sai che ti faccio? Così. To. C'è chi urla la Frankie Lay, c'è chi piange la Johnny Day, qualche volta noi sentiremo cantare Rinci Spadano. Apro la bocca, piccola, non si muova. Ecco fatto. Adesso dica più. Pin. Come detto, scusi? Pin, pin. Dica giù. Gin. Non capisco. Dica uomo. Nomo. Uovo. Novo. Oh, ho capito, che distratto. Da rimettere la posta la U, gliel'ho messa con le gambette in giù. È diventata una N. Mi scusi. Questo applauso va anche a Raimondo, perché è il centenario anche di Raimondo. Certo, quest'anno abbiamo festeggiato dei grandi centenari. Il centenario anche di Vittorio Gasman. Di Gasman, quest'anno Adolfo è stato un anno importante. Adolfo Celi, compagno di Lizzani. Ma Capria, che è vivo, che è mio consuocero, compirà 100 anni ad ottobre ed è tuo ex consuocero, no, poi, che un consuocero diventa ex, ex. I consuoceri, le nuore, le suocere non diventano mai ex, casomai è un marito che diventa ex, ma io lo
scusa, se diventa ex il marito, diventa ex pure suocera, il consuocero, ma manco una nuora diventa ex. Io ho due nuore, nuora uno e nuora due. Brava, mi piace, mi piace questa cosa. Senti.